Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso è un inestimabile patrimonio culturale della città metropolitana di Torino. È una biblioteca di studio e conservazione, nata su impulso dell'allora presidente della provincia di Torino, Giuseppe Grosso, con l'intenzione di ampliare ai settori storici e culturali una preesistente biblioteca di carattere quasi esclusivamente amministrativo. È stata inaugurata nel 1964. La biblioteca si trova a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della città metropolitana. È un'istituzione pubblica particolarmente indirizzata al mondo universitario, ma aperta a tutti, contenente testi, tesi e materiali di varia natura, che documentano in particolare storia, arte, cultura del Piemonte. Alle raccolte generali sul Piemonte, che costituiscono il nucleo preponderante della biblioteca, si sono nel tempo accorpati alcuni fondi importanti come la biblioteca dello statista e docente Carlo Ignazio Giulio, con maggioranza di testi del 7-800, il fondo bibliografico del senatore Giorgio Ormanno Anselmi, la biblioteca del bibliofilo, bibliografo ed editore Marino Parenti, contenente un particolare settore di libri rari. Questi tre fondi sono oggi ospitati nelle sale settecentesche della Manica di Ponente di Palazzo Cisterna. Ad essi si aggiungono tra gli altri il Fondo Valdofusi, la Biblioteca degli Architetti Armando Melis de Villa e Umberto Bertagna, i fondi di Terenzio Grandi e Umberto Griffini, la Biblioteca degli Studiosi Augusta e Guglielmo Lange e la Biblioteca di Otto Campini, contenente una parte della Biblioteca di Elena di Savoia Aosta, quest'ultima particolarmente legata alla storia di Palazzo Cisterna perché qui visse con il marito Emanuele Filiberto. La biblioteca custodisce circa 200.000 volumi, tra cui incunaboli, volumi manoscritti, una sezione di periodici dal 700 ad oggi, carte geografiche, stampe e arti grafiche in genere, un fondo archivistico teatrale, uno di carattere dialettale, il fondo Morselli, e un'importante sezione di fotografia storica, dove sono presenti, tra l'altro, i calotipi di Luigi Sacchi risalenti all'epoca delle prime sperimentazioni italiane nel campo della fotografia negli anni 40 dell'Ottocento.